Noi volontarie del Centro Studi Futuro del Servizio Civile di San Pietro a Maida, con il progetto Chiara Corbella Petrillo, abbiamo realizzato un approfondimento del fenomeno molto importante relativo al maxi processo Rinascita Scott, una delle più importanti operazioni nella storia della lotta contro la criminalità organizzata e portata a segno della provincia di Catanzaro. Rinascita Scotto è un'enciclopedia dell'universo mafioso calabrese che tratta omicidi, estorsioni, usura, traffico di armi e traffico di droga internazionale. Rinascita Scotto ha colpito di più Vibo Valentia e provincia. Un'operazione che ha coinvolto 3.000 uomini di vari reparti, dei carabinieri che si sono mossi in contemporanea su un territorio enorme. Qui ci furono 479 indagati e 334 arrestati in un unico procedimento, così tanti che per il processo si è dovuta costruire a Lamezia un'enorme aula bunker. Tutto è cominciato a Catanzaro, dentro un palazzo di giustizia, dove nel 2016 il procuratore della Repubblica ha subito messo nel mirino l'andrangheta del distretto giudiziario più grande della Calabria, progettando un'operazione dopo l'altra. Si parla di Nicola Gratteri, che ha portato a giudizio alla Procura di Catanzaro a 355 imputati, tutti affiliati alle cosche calabresi, ed è così che Rinascita Scott viene confermata come processo più importante contro un'organizzazione criminale effettuato in questo paese dopo il maxi processo di Palermo a causa nostra nell'86. Il processo avviene nel dicembre del 2019 della Procura Antimafia di Catanzaro, che ha scoperto allacci con la politica, la massoneria e le forze dell'ordine. Nel tempo hanno sequestrato 81 kg di marijuana e molto altro ancora a Vibo Valentia. Gratteri afferma che era importante celebrare il processo in Calabria dove è avvenuta la commissione di reati. Ci sono voluti mesi per individuare il sito, i lavori iniziati e conclusi in fretta, e tutto è stato pensato anche alla pandemia in corso. Eppure, nonostante i vari sforzi, il divieto dell'aula bunker ha scosso profondamente chi di questo processo voleva avvalersi, per dimostrare che è giunto il momento della svolta e che la macchina organizzativa per liberare la Calabria dalla morsa dell''ndrangheta non si fermerà facilmente. Il processo è stato denominato Rinascita Scott, appunto, per disegnare una storia di riscatto, una grande storia italiana. Invitiamo a seguire le nostre pagine social. Grazie dell'attenzione, arrivederci.